Amici della Gazzetta dello Sport, bentrovati a casa con Gazzetta. Oggi io raccolgo il testimone di Letizia Paternoster che ha chiacchierato fino a poco fa con Nino Morici e vi terrò compagnia per un'oretta circa con un altro campione italiano. Lui è il volto, la mano, la cresta della pallavolo italiana. Sto parlando chiaramente di Ivan Zaitsev che vedo già tra noi e lo aggiungo subito. Chiacchiereremo con lui e ci racconterà come sta vivendo questo momento, questo periodo. Eccoti, ciao Ivan, come stai? Aspetta, non ti sento, Ivan. Ti vedo, ma non ti sento. No, niente, continuo a non sentirti. Proviamo a chiudere e a invitarti di nuovo, vediamo che succede. Niente, non ti sento. Ah, adesso ti sento, adesso ti sento. Vabbè, Eccoci. togliamoci sta cuffia che me l'ero messa perché, guarda che Ma roba. si rovina il ciuffo, si rovina il ciuffo. Mazza No, quello ma che ho il ciuffo fatto. è andato ormai. Mazza quanto è diventato il ciuffo. La prima cosa che farai quando finisce questo periodo è andare dal barbiere, immagino. Sto già stressando il mio barbiere di fiducia, gli ho già chiesto il primo appuntamento possibile, guarda, quando sarà possibile. Alle 5 del mattino, magari. Sì, tanto ormai qua ogni giorno sembra un mese. Infatti. Ascolta, ieri ti ho visto un po' in difficoltà con Sienna che voleva uscire a tutti i costi. Sei riuscito a calmarla poi? Voleva scappare di casa mia figlia, vabbè, logicamente i bambini con le scuole chiuse, tutto quanto, tutta questa situazione, fai fatica un po' a gestirli dentro casa, però si fa quel che si può, si cerca anche di gestire i momenti di sclero, come è successo ieri, e abbiamo voluto condividerlo perché penso che tante famiglie sono insieme a noi sulla stessa barca, diciamo così. Ah, certo. Poi soprattutto i bambini sono particolarmente sensibili a questo periodo, hanno bisogno giustamente anche loro di evadere un po' da questa routine domestica. Tu, Per come, al di là di forza. tutto, come stai vivendo questo mese ormai abbondante dentro casa? Beh, la sto vivendo bene, però diciamo che un po' di sconforto comincia a farsi sentire, nel senso che c'è voglia di riprendere, di ritornare alla normalità e il non sapere quando si potrà farlo è un po' stressante, è un po' snervante. Però dai, di cose da fare a casa comunque ce ne sono, i ragazzi, mia moglie, tutto quanto, quindi. Almeno la cosa positiva è quella di recuperare del tempo familiare, un po' le cose che si erano perse durante la stagione, durante le giornate non normali e la vita normale, quindi comunque qualcosa di positivo c'è, però ecco, c'è voglia di ripartire, c'è voglia di sapere quando più che altro. Tra l'altro, da quanto tempo non trascorrevi così tanto tempo in casa? Da Da una mai, decina d'anni, mai. forse. Sì, probabilmente sì, da quando sono entrato a far parte della nazionale non ho mai avuto più di 2 settimane libere e quindi è strano, è una novità strana, nuova, però dai, sì, tutto fa buon brodo, dai, mettiamola così. Intanto arrivano complimenti, mitico, ciao campione, insomma, tanto, tanto, tantissimo affetto da parte dei follower di Gazzetta e chiaramente anche dei tuoi follower. Io però devo partire chiaramente dalla chiusura dei campionati e dall'annullamento della stagione, perché è la notizia della settimana scorsa, insomma, ed è quella che ti riguarda un po' più da vicino. Cosa pensi della decisione da parte della federazione di annullare la stagione e di rinviare tutto l'anno prossimo? Beh, la decisione della federazione non ha fatto altro che confermare il desiderio dei club di farla finita qui, fondamentalmente. Diciamo che i club, attraverso i propri presidenti, non sono riusciti a trovare una quadra per continuare a giocare, e la federazione ha avallato questa scelta perché quando non c'è unità di intenti tra i presidenti, non si può fare altro che sospendere. Quindi il campionato è stato sospeso al momento, c'era la possibilità eventualmente di ripartire con un playoff a giugno, a luglio o quando si potrà, perché logicamente tutto quanto dipende dalla condizione sanitaria del paese,
e questa potrebbe essere un'ottima alternativa, però leggo comunque in giro che la federazione non assegnerà comunque lo scudetto, però secondo me è anche importante cercare di far ripartire il movimento, far ripartire il nostro sport e non far ripartire soltanto il calcio, perché si sa, il calcio è un mondo a sé stante e si sta parlando di far ripartire, di farlo ripartire il più presto possibile, nelle migliori condizioni possibili, però anche gli altri sport hanno bisogno di recuperare il tempo perso e se si potrà farlo, perché no? Allora, mentre saluto anche Daniele Mazzone che ti ha scritto di rasarti, ma poi ci arriviamo perché so che hai fatto una promessa tempo fa di rasarti se vincerai lo scudetto con Modena. Un Io altro però. Daniele Mattone l'ho visto per la prima volta con la boccia, praticamente mai visto una cosa del genere, non commento sugli aspetti estetici perché è meglio che sto zitto. Allora, visto, mi riallaccio a quello che stavi dicendo prima a proposito del calcio e del diverso livello di trattamento del calcio rispetto agli altri sport, perché proprio qualche ora fa Federica Pellegrini a Radio 24 ha detto alcune cose che secondo me è giusto anche commentare con te. Allora, leggo brevemente un estratto delle sue Ha fatto dichiarazioni. bene, l'ho letto, l'ho letto. Sì, lo leggo giusto così, giusto anche per Per chi gli ci sta altri. seguendo. Lei dice, sento parlare solo di calcio e mi dispiace, senza nulla togliere al calcio, esistono anche gli altri sport e sono importanti. E poi, rispetto alla salute, è logico che tutto il resto venga accantonato, ma lo sport deve essere considerato come una di quelle attività che deve aprire prima, almeno per gli atleti di interesse nazionale. Per noi nuotatori cambia tanto a livello di sensibilità e già cambia tanto quando stiamo fermi sabato e domenica, che è un po', se vogliamo, quello che succede anche a voi pallavolisti. Sì, noi stando fermi per 3-4 giorni la palla da rotonda diventa quadrata praticamente, quindi recuperare il tocco, la sensibilità e tutto quanto diventa complicato, figuriamoci in un mese e mezzo che ormai stiamo andando verso quella soglia lì, ma poi ripartire dipende, cioè daremmo anche un segnale di ripartenza del nostro sport, del fatto che il nostro sport non si arrende, che ha voglia di ripartire, di rinascere dopo questo stop obbligato e di far vedere che è soprattutto vivo, ma come noi, tantissimi altri sport, come dice Federica, il nuoto, il basket, magari tutto quanto lo sport deve ripartire piano piano perché il calcio, come dicevo prima, e come magari intende lei, è un mondo a sé stante perché muove diversi milioni di euro. Gli sport minori, sono comunque in balia di questi eventi qua e ripartire significa anche, ripartire economicamente e minimizzare i danni. Poi c'è un'altra questione di cui si sta parlando tanto in questi giorni, lanciata da alcuni presidenti di club, sia maschili che femminili, a proposito di un'idea di NBA della pallavolo. Adesso mi sembra francamente, però è un'opinione del tutto personale, una cosa un po' azzardata, però vorrei sapere tu cosa ne pensi di quest'idea. Sarebbe bellissimo, ma è complicato metterlo in atto. Ci vorrebbe una rivoluzione totale, ci vorrebbe il professionismo, per prima cosa, perché noi siamo ancora uno sport dilettantistico, e ci vorrebbe un approccio appunto professionistico a 360 gradi da parte delle società, da parte di tutto il movimento, da parte delle tutele per gli atleti, delle tutele economiche e logicamente il professionismo implica anche delle spese extra rispetto a quelle che sono state affrontate fino a questo momento e pensare di farlo in questo momento di crisi, ripeto, sarebbe bellissimo. Però c'è bisogno della volontà di tutti, c'è bisogno della volontà di tutti di cambiare, di migliorare il nostro sport. E non so quante persone abbiano voglia di cimentarsi in questa avventura così complicata in questo momento. Poi, tra l'altro, E quando. io sono anni che dico che dovremmo diventare professionisti perché sarebbe una bellissima cosa per tutto il movimento e sarebbe soprattutto una tutela nei confronti di noi atleti. Però non, le mie provocazioni, i miei commenti a riguardo sono sempre caduti nel vuoto. Mi ricordo qualche mese fa c'è stato un assist da parte del governo quando le ragazze del calcio sono diventate professioniste. E adesso non mi ricordo esattamente il numero della legge che è stata approvata
al governo per far sì che questo accada, ma la pallavolo ha smentito, cioè immediatamente ha detto noi non approfitteremo di questa possibilità perché non c'è la volontà di farlo. No, ma poi tra l'altro questo stride anche con quanto hanno detto stamattina Giulianelli e Cormio, che sono presidente e direttore generale della LUBE Civitanova, nell'intervento che hanno fatto nella trasmissione che Gianluca Pasini e Zorro Zorzi fanno ogni giorno, in cui approfondiscono appunto i temi del volley, e loro dicevano che comunque la ripresa l'anno prossimo dovrà passare inevitabilmente da un ridimensionamento del mondo pallavolo, perché la crisi economica che arriva di conseguenza a questo coronavirus investirà tutti i campi e lo sport sarà uno di questi. Quindi ti vorrei chiedere anche come ti immagini le prossime stagioni, sia da un punto di vista delle squadre, dell'eventuale ridimensionamento delle squadre, ma anche dal punto di vista dei palazzetti, come si starà nei palazzetti? Ma io spero che si torni a stare come siamo stati fino a un mese fa, il prima possibile, però è complicato da pensare vista la situazione. Penso che il campionato prossimo ripartirà magari con o a porte chiuse oppure con c'è stata una partita, quella di Trento contro, adesso non mi ricordo quale Sì, avversario nel l'ultima che ha giocato a campionato, Trento, adesso sì, sfugge l'ultima che ha anche giocato Trento dove c'era uno spettatore ogni 2 metri, a me. Sì. faceva strano comunque, però può essere un'alternativa. Quindi dobbiamo vedere. Sicuramente c'è un impatto economico importante, c'è una crisi importante. Il mondo della pallavolo lo sta soffrendo particolarmente perché, come ti dicevo prima, siamo un po' uno sport minore che respira grazie alle sponsorizzazioni. Respira qualche squadra, diverse squadre respirano e programmano la stagione anche grazie agli incassi delle partite in casa con la biglietteria e tutto quanto. Quindi questo probabilmente verrà a mancare, bisognerà fare i conti senza questi introiti qua. Io spero che Modena è una di queste, insomma, la Modena società che fa gli incassi particolarmente, più perché importanti. sì, il pubblico di Modena e l'affluenza del pubblico, noi abbiamo sem da sempre il record di abbonati e il record di spettatori medi a partita. Il palazzetto nostro è praticamente sempre strapieno e questo non fa bene alla società. Però bisogna, da ogni crisi bisogna trovare degli spunti per ripartire, bisogna trovare dei modi per ripartire e credo che si faranno dei sacrifici, si faranno dei sacrifici, si cercherà di non perdere i grandi campioni, di non perdere il grande livello della pallavolo italiana perché è il campionato più bello da guardare, più bello da giocare al mondo, più competitivo anche secondo me, tolte qualche squadra qua e là, magari qualche russa, qualche squadra polacca, così, però anche le vittorie delle Champions League degli ultimi anni lo attestano, insomma. Io spero che le società facciano di tutto per mantenere questo livello, per vendere, per far sì che il nostro campionato appaia agli occhi dell'Europa e del mondo come lo è sempre stato, cioè il più forte e il più competitivo al mondo. Certo. Faccio solo un piccolissimo passo indietro. Potrebbe essere questa l'occasione anche, visto che voi atleti non siete mai riusciti ad avere una voce comune, per tante ragioni, magari ne possiamo anche parlare. Potrebbe essere questa anche l'occasione per riuscire voi atleti a fare fronte comune e a riuscire a parlare con una sola voce per il bene vostro, poi per il futuro? Sì, sono stati fatti diversi tentativi negli anni, anche negli ultimi mesi, negli ultimi giorni. Questa è un'occasione ottima, secondo me, per farlo. E io dopo diversi tentativi mi sono un po' stancato di insistere sulla cosa perché, su questa cosa, perché o parte da tutti quanti insieme o comunque dalla stragrande maggioranza questa idea, oppure non ha senso farla. Abbiamo provato a creare un'associazione giocatori con diverse tutele, con diverse cose in mezzo, tutele mediche, tutele comunque anche di assistenza medica, di assistenza legale, tutto quanto. Teoricamente saremmo pronti, però manca, come ti dicevo prima all'inizio dell'intervista, magari la volontà definitiva di fare le cose.
E se, al momento in cui non c'è, c'è poco da fare. Certo. Nei giorni scorsi Modena ha salutato Totò Rossini, che comunque, al di là dell'essere stato un compagno di squadra per te, è anche una persona, so, Compagno di importante, stanza anche. compagno di stanza e con la quale hai condiviso anche tante altre cose. Tu come l'hai salutato? Totò che va a Trento, sì, lo possiamo dire, sì. Sì, va a Trento, a meno di ribaltoni strani, ma credo proprio di sì. Non l'ho ancora salutato perché confido nella possibilità di ricominciare ad allenarci qui a maggio e spero che anche lui faccia parte della ripresa degli allenamenti, del ricondizionamento fisico e quindi non gli ho neanche scritto perché non mi piace neanche salutarlo in questo modo qua attraverso un cellulare, non se lo merita. Aspetto di vederlo di persona e magari di berci un aperitivo finalmente quando riapriranno i E bar insieme per salutarlo per bene. poi un'altra persona che ha avuto un ruolo importante nella tua crescita sportiva è il Giangio, è Andrea Gianni. Tu l'hai avuto da allenatore a Roma quando cominciavi a giocare a pallavolo, lo hai ritrovato da allenatore quest'anno a Modena, e in mezzo lui, tra l'altro, ha vinto anche due argenti europei con la Slovenia e la Germania. Che allenatore hai trovato e come l'hai trovato cambiato? L'ho trovato molto cambiato, molto cresciuto, ha fatto tanta gavetta, ha studiato tanto. All'inizio della nostra carriera insieme a Roma, lui era ancora troppo giocatore, si sentiva ancora, era troppo fresco ancora l'aver appeso le scarpe al chiodo e quindi pensava ancora troppo come un giocatore. Adesso invece è diventato un allenatore con i fiocchi e a parte essere una persona veramente dal punto di vista umano spettacolare, è diventato veramente molto bravo anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del tattico, della lettura delle partite. Quindi è cresciuto tanto, è uscito fuori dall'Italia, è andato ad allenare, come dicevi tu, la nazionale slovena. Bastardi loro che ci hanno fatto fuori dalla semifinale del 2015, il 2017 poi Sai, con la Germania. è riuscito a bissare il risultato con la Germania e niente, ha fatto tanta esperienza all'estero ed è rientrato in Italia in una piazza veramente molto esigente che ama Giangio e che lui ama, cioè Modena e stavamo cercando di fare qualcosa di bello quest'anno, solo che ci si è messo anche il virus, ci si è messa la sfiga e quindi se ne riparlerà l'anno prossimo. Poi, tra l'altro, il Giangio è uno dei pochissimi italiani a far parte della Hall of Fame di Holyoke, dove la pallavolo è nata nel 1895, Hall of Fame in cui c'è anche tuo papà. Allora io ti chiedo, sogni un giorno, che ci sia un altro Zaitsev in quella Hall of Fame? Beh, non sarebbe male, non sarebbe male. Magari mio figlio, dai. Io la salto la cosa. Non lo so, io non mi pongo obiettivi, non mi pongo record, sarebbe figo, sarebbe sicuramente bello, però dai, continuerò a fare quello che ho sempre fatto, cioè farmi il culo in palestra, cercare di dare sempre il massimo, cercare di vincere il più possibile, chissà, magari arriverà anche quella soddisfazione lì, quel premio lì. Però cioè, certo è che manca qualche oro, diciamo, per poter ambire alla Hall of Fame. Ma Di c'è tempo questo anche non ancora per quello. sono. Sì, per carità, c'è tempo, Anche per perché tutto dopo c'è un bronzo tempo. e un argento olimpico ne manca solo una. Adesso Ne io so manca che tu non poco. sei particolarmente scaramantico, quindi ecco perché mi permetto di provocarti così. No, teoricamente sì, la scalata è giusta. L'obiettivo è fissato, è complicato. È complicato. Vincere un'Olimpiade è il sogno di ogni pallavolista, penso. Soltanto per il calcio l'Olimpiade ha una valenza minore rispetto ad un mondiale, ad un europeo, ad altre competizioni, la Champions League, per esempio. Per noi l'Olimpiade è tutto e quindi. Per fortuna negli ultimi anni ci siamo fatti sempre trovare pronti, vediamo, vediamo, l'affronteremo con lo spirito giusto perché ormai abbiamo l'esperienza, siamo belli vecchietti, belli rodati, belli carichi, aspettiamo un anno e ci riproviamo. Poi, tra l'altro, la cosa che mi incuriosisce, dal 1996 da Atlanta l'Italia è sempre arrivata in semifinale all'Olimpiade, ha cannato solo una volta il podio.
E al mondiale invece, dal Tanto sempre 98, insomma, schifo. dal terzo mondiale di fila, l'Italia è arrivata solo una volta in semifinale, poi tra l'altro è stato il mondiale del tuo esordio nel 2010, quello in Italia. Come ti spieghi questa differenza di approccio a queste due competizioni? È solo un caso? Onestamente, cioè sinceramente non lo so. Forse per come siamo abituati a giocare nel campionato italiano, fare troppe partite consecutive come in un mondiale, ci taglia un po' le gambe, ci taglia un po' il ritmo. E l'Olimpiade, per come è programmata nell'arco di 2 settimane, dove si gioca un giorno sì e un giorno no, quindi un giorno di gara, un giorno di riposo e poi rigiochi. In quell'occasione lì magari riusciamo a rendere meglio, chissà per quale motivo, anche magari dal punto di vista mentale, perché ti concentri un giorno su una partita, poi hai uno stacco, un calo, e poi magari ti riaccendi per il giorno dopo. Quindi forse è un motivo di scheda, di calendario, di programmazione delle partite. Se magari il mondiale, propongo all'FVB di giocare il mondiale un giorno sì, un giorno no, così magari anche noi riusciamo ad arrivare in semifinale, se no qua. Non sarebbe male però come idea. Senti, Sì, siamo uno dei pochi sport che si gioca le partite fondamentali, gli eventi più importanti con le partite giocando 3-4 giorni di fila, che è una follia. Non puoi pretendere di rendere al massimo. Dopo che magari hai giocato un quarto di finale l'altro ieri, una semifinale di 3 ore ieri e oggi devi giocare una finale. È complicato, è complicato. Poi ci sono squadre che riescono a renderla alla grande, esempio la Polonia che ha vinto gli ultimi 2 mondiali certo. e mi viene in mente le finali di Torino dell'ultimo mondiale, ha giocato giovedì, venerdì, sabato e domenica, 4 giorni di fila ed è riuscita ad arrivare in fondo e vincerlo. Quindi noi secondo me non ce l'abbiamo nelle gambe una cosa del genere e quindi Quindi propongo alle bisogna FVB di fare un giorno sì, un giorno no. fare il mondiale in un mese anziché in 2 settimane, in buona sostanza. Beh, sarebbe giusto perché cioè, gli altri sport lo allungano in quel modo lì Senti. ne andrebbe anche della spettacolarità delle partite, secondo me tutti gli atleti riuscirebbero a rendere meglio. Prima parlavi dei tuoi figli e quindi mi è venuto chiaramente in mente una cosa. Tu hai lottato all'inizio della tua carriera per svincolarti dall'essere il figlio di, ma per essere Ivan Zaitsev. Chiaramente, se i tuoi figli decideranno di seguire le tue orme sportive o comunque per quello che vorranno fare, si troveranno a dover combattere con lo stesso problema. Non solo essere figli di Ivan Zaitsev, ma anche essere nipoti di un altro Zaitsev. Quindi, qual è il tuo approccio con i tuoi figli da questo punto di vista? Gli faccio fare gli chef, così almeno io quando sono vecchio magno. No, se vorranno fare pallavolo, chiunque vorrà fare pallavolo è liberissimo di farlo, non gli metto alcuna pressione. Almeno cercherò di non metterla se sceglieranno il nostro sport ormai di famiglia, quasi, perché va bene che vengono da una famiglia di sportivi, però diciamo che i risultati grossi, grossi sono arrivati dalla pallavolo. Mia mamma sì, ha fatto nuoto e c'è Sienna, mia figlia di 2 anni e mezzo, che è molto attratta dall'acqua. Quello è vero. Adesso non so se da ragazzina gli piace giocare così, ma non vedo questa voglia di giocare con l'acqua negli altri due. Sasha invece qualsiasi cosa che rotola la prende a calci o palleggia o comincia a fare dei bagger al L'ho muro, a visto anche saltare fare le cose. flessioni qualche giorno fa. Sì, dai. Comincio a mettere su un fisicaccio. Quindi seguiranno un po' la loro passione. Inizialmente non mi va di ripercorrere o di rifare gli errori che ha fatto mio padre con me quando ero piccolo, cercando di essere troppo rigidi. Tu devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, devi così, così, cos'ha. Io penso che bisogna instradarli, sì, ma fino a un certo punto, poi da bambini l'importante è divertirsi. Se si divertono, cominciano a capire come funziona, cominciano a stare in gruppo, cominciano a praticare uno sport sano e poi se vorranno continuare, continueranno anche a livelli più seri, però nel frattempo è tutto un gioco.
Poi adesso mi è venuto in mente, mentre parlavamo del passato, mi è venuto in mente un ricordo personale che io ho di te nel 2009-2010. Gioia del Colle, torneo di qualificazione all'europeo del 2011-10, 11, adesso non mi ricordo di Undici. preciso, 11. Tu eri un ragazzetto, eri aggregato alla nazionale di Anastasi, non eri credo tra i 12-13, però mettevi in Ero croce. l'ultima ruota del carro. Esattamente, però mi ricordo. Qua, come mettevi in croce sia il Nano sia Gardini per fare battute e ricezione alla fine di ogni allenamento. E credo fosse Vincenzo Dipinto, però non sono sicurissimo adesso. Mi disse: guarda, quel ragazzo diventerà davvero forte. Adesso non hai deluso le attese. Ma la voglia di lavorare, di migliorare, cioè una volta che si arriva a far parte di un gruppo anche per pochi giorni, per una convocazione, per qualche partita in nazionale, bisogna sfruttare quell'ambiente lì, è l'ambiente con il livello massimo nazionale da parte dello staff tecnico e da parte dei giocatori e quindi per me che arrivavo in punta di piedi con questa scimmia addosso dell'essere il figlio di, dopo aver cambiato da pochi mesi il mio ruolo, era un'occasione per dimostrare il mio valore, ma era difficile farlo perché non giocavo mai, almeno dimostravo la mia voglia di allenarmi e di mettermi in mostra rompendo le palle agli allenatori che mi smoccolavano dietro ogni volta la sera perché non vedevano l'ora di andare in albergo e rilassarsi un po' dopo una giornata di allenamenti e invece io li tenevo lì fino a che era possibile, insomma. Fino a che Quindi Anastasia si diceva basta, non ce la faccio più, vado a fare la doccia. sì. Cioè, a un certo punto diceva: Gardo, pensaci tu oggi, io me ne vado. Sì, Guarda. un po' di infamate me le hanno tirate, però dai, in senso positivo. No, l'altra cosa che mi ha sempre colpito e che ho sempre apprezzato di te è il fatto che tu ci hai sempre messo la faccia, nel bene e nel male, in tantissime occasioni. Anche quando al di fuori dell'ambito pallavolistico, penso alla questione vaccini, penso alla questione più recente relativa alle sardine, insomma, in tantissimi ambiti ci hai sempre messo la faccia, consapevole che quel metterci la faccia avrebbe suscitato anche una determinata reazione perché tu sei Ivan Zaitsev. Come vivi quei momenti? Ma li ho imparati a gestire, frutto dell'esperienza, perché non posso cambiare me stesso, non posso cambiare la mia indole del non avere paura a dire la mia opinione, soltanto perché sono un po' sovraesposto rispetto alla media, non vedo cosa ci sia di male a dire la propria, perché sono un cittadino italiano come tanti altri, abbiamo dei doveri, ma abbiamo anche dei diritti, come il diritto di parola e di espressione. Quindi, negli anni, magari inizialmente, quando lo facevo inizialmente, ci stavo un po' male per le critiche che arrivavano, anche pesanti. Poi ho imparato a filtrarle, ho imparato a gestirle, e ad ascoltare, comunque a capire. Che certi commenti stupidi provenivano da gente altrettanto stupida e non gli davo peso. Mi fa specie ogni tanto cercare di tenere calma mia moglie che si infervora a leggere qualche commento in giro sui social, e sono io che solitamente sono io quello che sbrocca, sono lì che dico: ma no, ma dai, ma non sentire, non leggere, ma che te frega, ma spegni, dai. Invece all'inizio eravamo al contrario, ero io che davo fin troppo peso a determinati aspetti e lei era quella che mi teneva calmo. Però ecco, il punto fondamentale è che non cambierò mai, io sono fatto così, preferisco sempre parlare, dire la mia su argomenti logicamente che conosco. Se non conosco un argomento, o mi informo e poi parlo, oppure non parlo proprio. Però su argomenti a cui tengo particolarmente, come magari nel caso dei vaccini, nel caso del mio schieramento politico una volta trasferito in Emilia-Romagna, sono tutte cose che reputavo giuste farlo, per me, perché lo sentivo proprio dentro. E quindi tutte le conseguenze che ne vengono, poi sono assolutamente prontissimo ad affrontarle e a spiegare le mie ragioni per il motivo per cui ho fatto
uscita social piuttosto che attraverso un'intervista, piuttosto che attraverso la televisione. Ascolta, e come hanno vissuto i tuoi figli questo tuo essere diventato così mainstream, questo essere spesso in TV? Immagino soprattutto Sienna, magari Sasha già è un po' più grande, quindi ha una percezione diversa. Il fatto di vederti in televisione, partecipare a una trasmissione, come lo vivono loro? Sì, Sasha è convinto che io fossi Bumblebee, perché una delle cose Hai che ho prestato la fatto voce, certo. è stato anche prestare la voce a Bumblebee, una cosa complicatissima perché tre battute. Doppiare un robot che poi perde la voce però è stata un'esperienza veramente fighissima. Ci ho messo per fare tre battute, ci avrò messo 1 ora e mezza, 2 ore, ti giuro, una sofferenza. E capisco adesso i doppiatori che lavorone che si fanno a doppiare tutti i film per cercare di recitare con la voce e cercare di seguire il senso logico del film, di seguire il labiale, tutto quanto, tutte le cadenze, è un bel casino. Però da lì Sasha è convinto che io abbia l'armatura del Transformers nascosto giù in garage, comunque da qualche parte. E niente, Sienna e Sasha mi tifano anche quando mi vedono in TV. Mia moglie mi manda i video di quando impazziscono davanti alla TV quando mi vedono, e sono comunque grandi soddisfazioni. Sono piccole grandi soddisfazioni che ripagano dei sacrifici che vengono fatti per crescere una famiglia numerosa. La terza è ancora troppo piccola, però dai, piano piano arriverà anche lei. No, tra l'altro, proprio adesso stavo pensando ai nomi della tua famiglia, ma il nome più normale è il tuo, se vogliamo, più comune, non più normale, il nome più comune è il tuo. Sì, diciamo che sono stati un po' scelti in modo estroverso da questo punto di vista, però ci piacevano, sono nomi particolari, però che stanno bene secondo me con il cognome che portiamo. Certo. Ascolta, come va con il russo? Bene, se vuoi io ti parlare così. No, no, preferisco la versione un po' più romanesca. Ma con i tuoi figli ogni tanto, con i nonni come parlano, insomma, con la lingua come sono messi? I nonni parlano così, cioè papà parla così e Sasha e Sienna cercano di rispondere così. No, l'unico grande mio difetto è stato quello di non aver avuto la pazienza e il tempo di insegnargli il russo, perché quella è un po' una mancanza mia da genitore, che ammetto, perché in questa età loro sono delle spugne, assorbono tutto Certo. quanto. Sasha capiva perfettamente il russo perché è nato a Mosca lui quando giocavo lì. Avevamo una tata russa che ci dava una mano, quindi sentiva continuamente parlare russo e capiva perfettamente. Anche adesso c'ha qualche flash che gli ritorna in mente. Sienna invece proprio Non ne vuole sapere. è più sull'inglese, più sull'inglese. Vabbè, Quindi che comunque è abbastanza utile, devo dire. sì. Però ecco, una mia mancanza è stata quella lì di non parlargli, di non avergli mai parlato russo. Però dai, c'è tempo. Tornando alla pallavolo, penso al tuo ruolo. Tu hai cominciato da palleggiatore, poi martello, poi opposto, ogni tanto martello, insomma, diciamo che martello e opposto sono i tuoi due ruoli. Però riflettevo sul fatto che magari fare l'opposto con la sensibilità tecnica di un martello e la lettura di gioco di un palleggiatore può essere un vantaggio. Sì, sicuramente saper fare più cose aiuta in determinati frangenti delle partite, perché ormai la pallavolo si è equilibrata molto e tante partite vengono decise da piccoli dettagli che sono apparentemente semplici, come può essere magari un appoggio perfetto, un'alzata perfetta, una posizione precisa di muro, non magari dal fatto che salto mezzo metro più di un altro e schianto la palla molto più forte di un altro. Sono altre caratteristiche che vengono allenate anche grazie ai continui cambi di ruolo che ho avuto. Più che altro mi ci trovo bene anche a cambiare durante la settimana o anche magari durante le partite, perché per me il focalizzarsi troppo su un ruolo solo, come ti posso dire, mi sento un po' troppo in una zona di comfort che rischia di spegnere un po'
l'aspetto mentale del gioco. Invece cambiare, avere lo stimolo mentale di cambiare ruolo, posizione anche per un punto, due punti, quello mi tiene attivo dal punto di vista mentale e credo che mi completi come giocatore. Quindi consiglio a tutti quanti, anche e soprattutto se ci sono allenatori delle giovanili, di non fissarsi troppo con i ruoli sin dall'inizio, dal principio, sin dai 7, 8, 10 anni. Non è giusto scegliere i ruoli già fissi per i ragazzi, ma farli ruotare un pochettino, per poi magari stabilizzarsi un po' più avanti. Certo, il ruolo dell'opposto però è quello che in una buona squadra è quello che sposta l'equilibrio, se vogliamo. E penso chiaramente anche a Paola Egonu, che è l'opposto della nazionale femminile, che è un po' il tuo alter ego al femminile a livello di popolarità, a livello di personaggio. E quindi ti chiedo, cosa avete in comune tu e Paola? Abbiamo in comune l'età, magari essere giovane come Paola. Lei sta crescendo molto, ha una mentalità vincente, secondo me. Quello che vedo è che le piace l'adrenalina della partita, le piace la sfida, odia perdere, secondo me. Magari per i suoi trascorsi di crescita adolescenziale, ma ci saranno sempre dei motivi sotto, dietro un atleta, che fanno sì che gli scatti qualcosa quando cerca di fare uno sport o comunque un qualsiasi altro impiego o mestiere, ci mette il cuore e la passione. Quello si vede, penso che si veda in me, si vede soprattutto in lei. Spero, cara Paoletta, che finalmente, non dico niente, ma finalmente, finalmente dobbiamo metterci al collo qualcosa di pesante. Poi, tra l'altro, Paola è un po' il simbolo del ricambio generazionale che la pallavolo femminile italiana, la nazionale femminile italiana con Davide Mazzanti è riuscita a fare. E questo però apre anche un discorso sulla nazionale maschile, perché questa nazionale, a parte Simone Giannelli, che è il più giovane, credo, è un po' all'inizio, o meglio, è alla fine di un ciclo. Questa Olimpiade sarà un po' la fine di un ciclo. Come vedi la nazionale del futuro? La nazionale del futuro avrà bisogno di qualche giovane che dovrà entrare per forza a far parte della nazionale, dovrà farsi le ossa e spero che questo momento di, tra virgolette, crisi dovuto al coronavirus porterà qualche squadra a, non ti dico a ridimensionare, ma a dare più spazio ai ragazzi che devono crescere e farsi le ossa, perché la mia grande fortuna è stata quella di riuscire a crescere piuttosto rapidamente, ma perché ho avuto sempre la possibilità di stare fisso in campo e giocare per due campionati di A2 e tre campionati di A1 prima di cominciare a vincere scudetti e roba varia. Quindi i ragazzi devono stare in campo, devono farsi le ossa, devono sentire la pressione del giocare partite importanti come magari quelle del campionato italiano, allenarsi costantemente con i campioni al loro fianco e guadagnarsi il loro posto in nazionale. Abbiamo tanti ragazzi potenzialmente molto bravi, ma che devono fare esperienza, devono fare la legna, come si dice, devono fare un po' di legna e le potenzialità ci sono. Al momento però, ecco, noi ancora vecchietti diciamo la nostra, e credo che, come hai detto tu, finita l'Olimpiade di Tokyo, ci saranno tanti saluti alla nazionale e dipenderà poi anche come verrà effettuato il ricambio, cosa che invece, come hai detto tu, dal punto di vista delle ragazze è stato veramente bello il ricambio, hanno una nazionale molto giovane ma molto forte. Tu invece fino a quando pensi di giocare? Finché mi regge il fisico, amo troppo il mio sport, sono talmente masochista che mi piace sentire dolore alle ginocchia, alle giunture, ovunque. Tornare a casa sfracellato, in preda a dolori di schiena e tutto quanto, però non riesco, penso che non riuscirei a smettere. Non riuscirei. Se è il mio fisico che deve dire basta. Per fortuna ancora non ho avuto troppi infortuni gravi, tocchiamoci il tutto il toccabile, però non sono scaramantico, dai, però sì,
andrò avanti finché riuscirò ad andare avanti, anche perché non so cosa fare dopo. Purtroppo, Quindi mi hai già bruciato la domanda. Mi hai bruciato la noi domanda non per... abbiamo pensione, non abbiamo contributi, non abbiamo tutele, non abbiamo niente. Bisogna che da oggi fino a quando non smetto, dovrò inventarmi qualcosa da Ti fare. piacerebbe restare comunque nel mondo del volley? Restare nel mondo del volley sì, ma non dal punto di vista di magari di ruolo operativo di dirigente, perché penso che ammazzerei qualcuno, perché sentire la tensione delle partite senza poter scendere in campo e prendere a pizza un pallone, e invece stare magari seduto in giacca e cravatta in tribuna piuttosto che in panchina, magari, che ne so, direttore sportivo, team manager o cose così, mi mangerei, no, sarei insopportabile, penso. Non sono portato a quello. Di fare l'allenatore neanche, secondo me, non sono molto portato. Però ecco, l'idea magari è di rimanere nel mondo della pallavolo in altre maniere, nel mondo dello Come sport. commento tecnico di una partita, mi sembra che tu abbia anche l'eloquio per poterlo fare, La logorria? oltre che le competenze, chiaramente. Ma sì, dai, cioè, magari sì, ma vediamo, vediamo. Ancora non ci penso, devo cominciare a pensarci onestamente, anche perché i ragazzi crescono e gli impegni familiari producono anche la necessità di reinventarsi ad un certo punto, quindi vedremo, vedremo. Per fortuna ancora tempo, dai. Ascolta, tu non tutti sanno che nel 2008 sei stato anche campione italiano di beach volley e quindi apro un altro capitolo. Visto che nel beach volley tendenzialmente l'età media è un po' più alta, che ne diresti di chiudere la carriera sulla sabbia? Un Parigi 2024 alla quarta Olimpiade da beach volley non sarebbe male. È il sogno di mia moglie, ha alzato la mano subito. E beach volley è uno sport bellissimo. È stato amore a prima vista e confesso che probabilmente amo il beach volley di più della pallavolo, perché è ancora più faticoso e veramente ti fai un bucio di culo di quelli atomici. Saltare sulla sabbia, correre, infatti, cioè, vedere il livello che si è alzato negli ultimi anni del beach volley è stato veramente pauroso, perché ci sono atleti veramente di livello veramente stratosferico, però mi piace troppo. Dovrei ritrasformarmi, perché il mio fisico non è adatto in questo momento a fare sia pallavolo sia beach volley. Sono due sport comunque completamente differenti, pur venendo dalla stessa disciplina. Certo. Però mai dire mai, mai dire mai. Mi piacerebbe. Magari tra i giocatori del panorama italiano in questo momento, con chi giocheresti? Forse con Paolo Nicolai, battuta a tutto fuoco, mura 2, che nessuno in difesa, che te Infatti, frega. stavo dicendo in difesa che gioca, scusa. Ma che te frega, tu basta che batti forte, che te frega. No, io stavo pensando ad Adrian, ad Adrian Carambola, insomma, sarebbe una coppia bella scoppiettante, no? Sì, bella scoppiettante, bisogna averci le gambe per giocare con Adrian, perché con tutte le finte che c'ha bisogna entrargli prima in testa. Soprattutto se si gioca a 2000 all'ora. Eh sì, si gioca a 2000 all'ora e, come ti dicevo prima, adesso reggerei forse una partita al giorno, se va bene, nel modo in cui gioca Adrian. Però ecco, Adrian è veramente bello da vedere, è divertente, uno showman, oltre ad essere tecnicamente una roba spaziale. Ancora mi deve pagare una cassa di birra, perché gli ho ricevuto una Skyball piuttosto facile a Oslo, diversi anni or sono ormai. Allora, recapitiamo il messaggio ad Adrian. Ascolta, tornando alla pallavolo, prima nei commenti leggevo qualcuno che scriveva torna alla Lube. Però io ti chiedo, tu hai giocato a Civitanova, hai giocato a Perugia e adesso giochi a Modena, che sono tre delle quattro società che stanno dominando nella pallavolo italiana nell'ultimo decennio, praticamente. Non hai giocato a Trento? Ti vedresti un giorno con la maglia di Trento? Non lo so, ci siamo sempre mancati, tra virgolette. C'è stato un grande interessamento diversi anni fa per me da Trento, ma ho fatto scelte diverse. Poi, logicamente, andando più in là con la carriera non si sa mai. Al momento sono un giocatore di Modena, dove mi trovo benissimo, sono il capitano, ed il mio sogno è quello di vincere uno scudetto al Palapanini.
Poi, logicamente, essendo un giocatore che viene sempre costantemente bombardato e cercato, fortunatamente, bisogna anche vedere e valutare tutte le scelte del caso. Però, ecco, al momento non ci penso assolutamente, perché è un contratto lungo con Modena, e sono un giocatore di Modena. Tra l'altro, tornando a quello che dicevamo all'inizio, hai detto che se vinci il campionato con Modena ti rasi la cresta, insomma, torni alla pelata come ricordo hai fatto qualche anno fa. Ma se vinci l'Olimpiade, che fai? Beh, lì sono pronto a fare cose ben più drastiche. Non lo so, dovremmo fare un sondaggio. Non interpelliamo i miei amici, perché mi farebbero fare cose veramente allucinanti. E non ho, qualsiasi cosa, vale tutto in quel momento lì, varrebbe tutto. Così poi provi a replicare l'impresa Non di uscire dal. nell'immediato, magari non nell'immediato, perché fare cose strane a Tokyo, per me che sono molto, molto rispettoso della cultura giapponese, molto amante della cultura giapponese, della loro sensibilità e del loro modo di vivere, ecco, lì magari aspetterei un po' di tornare magari a casa o cose così, se ci fosse da fare qualche follia, però. No, sono pronto, sarebbe, magari ci fosse questo problema qui, guarda. Mentre mi ha scritto proprio adesso Matteo Ingrosso, che ti saluta, e dice: chiedi a Ivan se giocherebbe con me o con Paolo. Paolo è il fratello gemello, chiaramente, di Matteo. Paolo, Paolo! Matteo è di muro, Paolo difenda almeno. Ascolta, se volessi invece comporre il sestetto della nazionale dei tuoi sogni, di tutti i tempi, quale potrebbe essere? Adesso proviamo questi giochetti strani, va. Tosta. Palleggio. Palleggio, palleggio. Palleggio, beh, mi viene in mente Vermiglio, mi vengono in mente De Giorgi, Toffoli, loro li scarterei perché erano un po' bassini al momento, solo per Sembra un quello, po' più perché per difficile, sembra un po'. Diamani era una roba. È difficile. Beh, Palleggiatore Lorenzo Bernardi, dai. Aspetta, ha vinto pure uno scudetto quello palleggiatore. famo strano. La facciamo violenta la squadra. Dai, violenta. Tu opposto martello. Io porta borracce, libero. Libero, Tanto vai. va fatta ignorante. No, dai, vabbè, a parte gli scherzi, no, dai, opposto. Se mi ci devo mettere io, per forza, se è una delle condizioni, preferisco opposto, sì. Poi, posti quattro. Posti 4. Bernardi si può rimettere? No. No, ma è uno e Trino non è ancora. No, mettiamo Vermiglio al palleggio, dai, lo hai Dai. citato prima. Mettiamo Valerio Vermiglio al palleggio. Bernardi, posto 4, Mettiamo l'altro posto 4. Bernardi con un signor giocatore, anche Cisolla era, ragazzi. Caspita. Vabbè, logicamente, vabbè, se andiamo a prendere schiacciatori, ce ne sono una marea tra Bracci, Cantagalli e tutto quanto, però vorrei fare qualcosa Dai, tanto, tanto è un di. gioco, va. Poi al centro. Al centro ci metterei il Giangio. Tanto sa fare tutto. Un Appunto. centrale che sa fare tutto è un lusso in questo momento, quindi ci fa vincere le partite sicuramente. E l'altro centrale ci mettiamo Gigi Mastrangelo. Grande. Libero. Libero, 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 libero. Anche lì è complicata. Viene in mente, vabbè, Mirko Corsano era fortissimo, c'era Farina era fortissimo, Paparoni era fortissimo, e Max Colaci è fortissimo, Uno i ne devi nostri liberini scegliere. sono bravi, e Dai, uno. te ne concedo due, uno di ricezione e uno di difesa, va. Ah, che complicazione, guarda, mi stai mettendo in crisi. Colaci in ricezione e Paparoni in difesa, dai.
Coach, commissario tecnico. Coach Julio Velasco. Grande, questa è la nuova generazione dei fenomeni. La nuova vecchia. Ti sarebbe piaciuto vivere nel tempo della giocare nel periodo della generazione dei fenomeni? Beh, forse non avrei avuto la testa, erano altri tempi. Mio padre l'ha mancata di poco, era la generazione prima, e io sono due generazioni dopo. Mentalmente, secondo me, non ero pronto ad affrontare una nazionale del genere, un livello del genere. Forse sono fatto un po' diverso dal punto di vista caratteriale, però sì, mi sarebbe piaciuto. Forse non sarei cresciuto come adesso, perché adesso ci sono tanti stimoli. Nel senso che, come ti posso spiegare? Se mi dovessi teletrasportare di 30 anni indietro, sì, sarei sicuramente curioso di riuscire a cimentarmi contro gente del genere. Però il mio livello di gioco sicuramente non sarebbe questo, nel senso che il mio percorso di crescita sarebbe stato diverso, quindi magari sarei stato o più forte o più scarso, non lo so. Una domanda complicata, però sì, se ci fosse la macchina del tempo sarebbe figo. E chi è il giocatore con cui ti sarebbe davvero piaciuto giocare e non ci sei riuscito? Vuoi per questioni anagrafiche, insomma, di tempo, vuoi per altre ragioni? Ervin Ngapé, Brugninho, ce ne sono un po' di persone che sono dal punto di vista caratteriale molto forti, che mi stimolano sempre a dare il massimo, e due di loro sono loro due. E ci siamo un po' mancati in questi anni e spero che avremo la possibilità di giocare insieme. Ecco, vorrei approfittare per dire grazie a Bruninho, perché ha dato tantissimo al campionato italiano e ci ha lasciato momentaneamente, spero, per tornare in Brasile. E spero che Tra rientrerà. l'altro ne approfittiamo anche per fare i complimenti a Simone Giannelli che ha scritto un post bellissimo l'altro giorno in cui lo ha salutato Simone Giannelli, palleggiatore della nazionale di Trento. Ma non si può non rispettare un campione come Bruno dal punto di vista umano, dal punto di vista di spogliatoio. Quindi questo è quello che merita un grande campione, anche di più, cioè il minimo. Ascolta, chi sarà l'opposto della nazionale di Parigi 2024? Eccomi. Non lo so. Bella domanda. C'è Giulio Pinali che crescerà sicuramente, c'è un bel braccione pesante. Gli altri giovani, onestamente ne vedo pochi di opposti, purtroppo. Quindi per quello che alzo la mano, io ancora gallina vecchia va a buon brodo. Ascolta, e l'anno prossimo invece potrebbe essere anche l'occasione per alcuni giovani, penso anche a Modena, penso in posto 4 per crescere. Ci sono tanti giovani nel giro della nazionale, sono tutti quelli che poi l'anno scorso hanno giocato la VNL prima che tornaste voi in nazionale. Tra questi giovani, chi sono quelli che secondo te hanno davvero un futuro roseo davanti? Beh, ci sono tanti, qualche ragazzo campione del mondo under 18 dell'anno scorso che stanno venendo su molto bene. Mi viene in mente Micheletto di Trento, mi viene in mente Tommaso Rinaldi, che l'ho visto quotidianamente qui a Modena. Ci sono tanti ragazzi come Daniele Lavia, come Oreste Cavuto, Roberto Russo. Comunque abbiamo tanti giovani che stanno crescendo, stanno giocando più o meno fissi anche nei club, e il prossimo anno devono fare un salto di qualità. Devono fare un salto di qualità per meritarsi un posto in nazionale, per ambire a vincere qualcosa, sicuramente sì. Va bene, allora prima che Instagram ci butti giù, Mannelli come opposto, no, dicono, certo, anche nel Bonnellone. Assolutamente, me lo sono dimenticato, non me ne voglia il Bonnellone, però sì, Va tanto bene. grosso quanto buono. Allora salutiamo anche il Bonnellone. Io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata e un grandissimo in bocca al lupo per il futuro con Modena, con la nazionale, insomma.
e buon proseguimento almeno per altre 3 settimane chiuso in casa, perché Che bello! Presidente del Consiglio, apriamo tutto. No, non facciamo cazzate, ragazzi. Qua bisogna, prima di pensare ad aprire qualcosa, di tornare alla normalità, bisogna starcene buoni a casa, come tutti quanti stiamo facendo. Quindi, ecco, piuttosto rompetemi le palle, facciamo delle dirette. Tanto questo Quante possiamo dirette hai fare. fatto in queste 3-4 settimane? Boh, vabbè, 5? qualcuna l'ho fatta, dai, qualcuna l'ho fatta. Però abbiamo riscoperto questa cosa del poterci riunire e stare a contatto anche attraverso la tecnologia Certo. che ci aiuta in questo momento. Fino a pochi mesi fa non avremmo mai pensato di poter fare presenze in TV, programmi TV, piuttosto che dirette così. Quindi No, ma ora. l'altro aspetto bello è che si sta scoprendo un po' il lato umano dei campioni, perché poi si è abituati a vedere i calciatori, i giocatori di pallavolo, di Sì, si basket, vede insomma, gli il prodotto sportivi finito. come degli automi, delle macchine che scendono in campo, schiacciano palloni, tirano calcio a pallone, però poi anche loro sono degli uomini, hanno delle vite, hanno delle famiglie e anche loro sono chiusi in casa, insomma. Quindi è anche bello riscoprire il lato umano dei campioni. Grazie. Sì, no, si cerca di farci conoscere come meglio possiamo, perché i social ce lo permettono, ci sono tante persone Certo. che ci seguono, ci sono tante persone che taggano magari ispirazione, ed è giusto condividere con loro come si è e i nostri pensieri. Grazie. Perfetto, grazie di cuore, Ivan. Un abbraccio grande e in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo! Ciao! Ciao ciao.